È un'emozione enorme vedere così tante persone al mio arrivo, è veramente una cosa straordinaria. Capisco quante persone mi hanno sostenuto, mi hanno guardata, hanno sofferto anche un po' con me e questo ovviamente mi rende la persona più felice del mondo. Allora, io sapevo che avevi già deciso di dare una festa, indipendentemente da come sarebbe finita la finale. Certo che sei fortunata, perché di solito quando una persona dà una festa, diciamo, si regola con gli invitati a seconda dell'appartamento, se c'è una villa, tu c'hai un paese a disposizione. Sì, no, diciamo che non l'ho organizzata proprio io, l'hanno organizzato un po' la mia famiglia, il sindaco, è stato più una cosa, ecco, del paese che voleva comunque festeggiare questo traguardo, anche se non fosse arrivato l'oro, comunque eravamo sicuri di essere a medaglia e qualsiasi era il risultato era comunque una medaglia olimpionica, quindi da festeggiare. Poi è arrivato l'oro e quindi ne approfittiamo ancora di più. Oggi c'è tantissima gente e ci divertiremo tutti insieme. C'è tanta gente, tanti appassionati di pallavolo, ma anche tante persone che ti hanno vista crescere, che ti vogliono molto bene. Abbiamo parlato con qualcuno di loro domenica mentre stavamo seguendo la finale. A proposito di finale, una cosa che mi ha incuriosito, ho visto tanto entusiasmo naturalmente in questa nazionale, tanta felicità a partire già dalla prima gara, ma io ho visto una Alessia Orro che sprizzava di gioia. Tu ti stavi divertendo, sì o no? Sì, certo, penso che si sia visto. Mi sono promessa di godermi queste Olimpiadi, di vivermele al 100% e di non avere rimpianti. E questa è stata dalla mia prima partita, ecco, il mio focus principale. Ovviamente il secondo era vincere, però queste erano le basi. Grazie Alessio, un'ultimissima cosa, naturalmente serata di festa, serata di ringraziamenti, di saluti e di abbracci, poi finalmente un po' di vacanze. Dove trascorrerai le tue vacanze? Non so se vorrei dirlo. No, non No, dico il allora. posto preciso, no. Per caso vacanze in Sardegna? Sì, vacanze in Sardegna, precisamente la Maddalena. Vado lì qualche giorno con mia sorella e mio cognato. Va bene, questa l'abbiamo bippata, vedrai, non arriveranno paparazzi. Grazie. Perfetto.